31 marzo 1685 nasce Johann Sebastian Bach. Dopo essere divenuto celebre come violinista presso la corte di Sassonia-Weimar, a 20 anni intraprende un viaggio diventato leggendario, 400 km a piedi per andare a Lubecca ad ascoltare il più famoso organista dell'epoca. Per alcuni anni maestro di cappella, nel 1723 si trasferisce a Lipsia, dove compone grandi capolavori come La Passione secondo Matteo, i concerti brandeburghesi e le cantate sacre. Nel 1747 Federico II di Prussia lo invita a corte, riservandogli grandi onori e assistendo ammirato alle sue magistrali improvvisazioni e alla sbalorditiva intelligenza compositiva nella creazione artistica. Anche se la salute comincia a declinare e la vista si affievolisce sempre più, c'è ancora in serbo un'ultima immensa composizione, l'Arte della fuga, considerata con le variazioni Goldberg vertice di quelle sperimentazioni che il genio sapeva trasformare in capolavori, in special modo componendo musica per strumenti a tastiera. Johann Sebastian Bach muore il 28 luglio 1750. La sua musica, pubblicata in 59 volumi, verrà riscoperta nel secolo successivo grazie al compositore romantico Félix Mendelssohn Bartholdy, suo conterraneo. L'aggettivo che ancora oggi viene più ripetuto dopo averne ascoltato un'esecuzione è sublime. Ha raccontato Benedetto XVI nell'udienza generale del 31 agosto 2011. Mi torna in mente un concerto a Monaco di Baviera diretto da Leonard Bernstein. Al termine dell'ultimo brano, una delle cantate, sentii nel profondo del cuore che ciò che avevo ascoltato mi aveva trasmesso verità. Ascoltando questa musica si capisce che è vero, la bellezza esprime irresistibilmente la presenza di Dio. La cantata che tanto emozionò l'arcivescovo Ratzinger descrive la visione della Gerusalemme celeste. Era il 1981 e da poco, prematuramente, era morto il più grande interprete della musica bachiana, Karl Richter, il grande maestro capace di eseguire all'organo molte ore consecutive di pezzi, tutti a memoria.